mondo dei social ha completamente stravolto le nostre abitudini, ma è diventato anche una importantissima occasione di lavoro per gli influencer, ma anche per le aziende che si rivolgono a loro anche per far conoscere i propri prodotti. C'è tutto questo in Fly Trendy. Con noi c'è Elia Blei, benvenuto. Grazie. Parliamo di questa startup. Che cosa fate? Allora, noi sostanzialmente abbiamo sviluppato una piattaforma che è riuscita ad aggregare circa 20.000 influencer che si mettono a disposizione di aziende e agenzie, come hai detto, per promuovere i loro prodotti. Qual è la peculiarità interessante di questa piattaforma? È quella di essere riuscita ad automatizzare tutto quello che sono le varie attività e processi che una campagna di influencer marketing si porta dietro. Quindi dalla gestione dei brief, alla gestione dei contenuti, alla selezione e approvazione dei contenuti, alla pubblicazione di quello che sono le attività svolte dagli influencer, e i pagamenti legati ovviamente a tutta questa attività e soprattutto a quello che sono il controllo delle metriche analitiche di reportistica di ogni singola campagna. Diciamo, la grande innovazione è che noi abbiamo trasformato un po', diciamo, un processo manuale in un processo estremamente ingegnerizzato e automatizzato, fino ad arrivare a quello che è la proposizione commerciale a performance. Quindi ci occupiamo della vendita di campagne influencer marketing a performance. E non è banale, perché chi ha un'azienda e ha provato ad avvicinarsi magari a qualche influencer più o meno grande, e poi è difficile valutare se effettivamente è efficace, è difficile anche magari contattarlo, perché a volte magari i messaggi vengono cestinati o magari neanche visualizzati. Insomma, c'è tutto un mondo dietro che con questo sistema viene automatizzato e va ad alleggerire quello che è il lavoro delle aziende, quindi anche di promozione dei prodotti. Allora, voi avete studiato tutto nel dettaglio e in questo studio ci sono tre modalità. Quali sono? Esattamente, noi abbiamo sostanzialmente tre modalità che oggi la nostra piattaforma offre, dove la prima è la totale gestione cosiddetta on demand da parte di clienti o agenzie per gestire quello che sono le campagne in modalità gestita, cioè ci occupiamo noi per conto del cliente o dell'agenzia di andare a strutturare tutto quello che è il processo, dal brief alla selezione dei talenti alla gestione dei contenuti, ovviamente relazionandoci sempre con agenzie e clienti, fino, diciamo, alla parte finale di reportistica. E queste sono quelle che noi chiamiamo la gestione on demand, la nostra prima linea di business. La seconda, diciamo, per clienti o agenzie più evolute, è quella di dare la piattaforma in modalità self-provisioning, la cosiddetta SaaS, che permette a clienti o agenzie di gestire in maniera autonoma, senza la nostra, diciamo, supervisione, il nostro supporto generale, noi siamo sempre a disposizione ovviamente, poi con training, informazione e quant'altro, ma in automatico le agenzie e i clienti possono gestire tutta questa attività andando a scegliere l'influencer, selezionare, diciamo, il target di rilevante più interessante, gestione del brief, gestione dei contenuti, quello che ovviamente facciamo è poi gestire tutta l'attività, incluso quelli che sono i pagamenti. Quindi gli influencer, una volta che sono stati approvati, diciamo, dal cliente, nel momento in cui vanno a fare l'attività sempre tramite la nostra piattaforma, vengono anche immediatamente retribuiti per l'attività svolta. E non è tutto, perché c'è anche una terza modalità. Esatto, la terza modalità, diciamo che è una seconda barra terza, è quello che la nostra piattaforma permette anche ad agenzie che rappresentano talenti in esclusiva o influencer in esclusiva di utilizzare la nostra piattaforma per gestire in maniera automatizzata quello che è l'attività completa fatta dai loro influencer per i brand. Diciamo che questo è un po' quello che noi abbiamo un po' rivoluzionato sul mercato e che prima non c'era, quindi abbiamo semplificato i processi, abbiamo eliminato l'operatività manuale, eliminato l'assemblamento di dati con ovviamente impossibilità di errore, che prima capitava parecchio, e quindi questo ha totalmente rivoluzionato abbastanza questo mondo. Avete, secondo me, approfondito anche una strada nuova in fatto di social, che è quella che permette alle aziende di chiedere ai propri clienti di realizzare un video, un post, un qualcosa che in qualche modo dimostri ad altri l'utilizzo del prodotto. Esattamente. Allora, quello che abbiamo fatto sostanzialmente è
approcciare il mondo delle community, che oggi hanno un impatto fortissimo, perché diciamo, un brand è forte se ha una community forte. Quindi quello che la nostra piattaforma mette a disposizione è la possibilità di aggregare i propri consumatori, chiedere ai propri consumatori di produrre contenuti con i loro prodotti e in maniera controllata il brand può vedere quello che i loro consumatori, cioè i cosiddetti brand ambassador, diventano e possono loro stessi creare contenuti per il brand e in cambio possono ricevere determinati benefit che possono essere o un coupon da spendere su un prossimo acquisto di chi ha fatto l'attività sull'e-commerce o nello store, andando quindi a creare un continuo engagement sulla community che crea un senso di appartenenza ma anche diciamo un senso di benefit continuo. Quindi a voi si possono rivolgere influencer, aziende, brand e anche agenzie, ma non è tutto perché uno potrebbe dire vabbè chissà quanto costerà l'abbonamento. No, non c'è un abbonamento alla piattaforma. Non c'è un abbonamento, nel senso che noi diamo la piattaforma in totale free mode. Quello che poi è il nostro compenso è la nostra, diciamo, cosiddetta tech fee, perché noi siamo un provider tecnologia, in base a quello che è stato transato sulla nostra piattaforma. Quindi è per quello che dicevo che noi ci presentiamo veramente il mondo di influencer marketing in totale performance e alle aziende questo è piaciuto molto. Oggi in Italia, in Francia e l'ambizione è quella di espandersi in tanti altri paesi. Esatto. Allora io ringrazio quindi Elia Blei, grazie di essere stato con noi e grazie di averci raccontato questa realtà molto social, Fly Trendy. Grazie mille. A voi. E mentre voi siete lì a guardare startup e a scorrere i vostri feed, adesso avete scoperto qualcosa in più.